Nel mondo, dopo quasi un secolo di persecuzioni, stiamo vivendo la riscoperta della canapa in toto. Era inevitabile, ma avere il privilegio di poterlo vedere con i propri occhi non era poi così scontato. Nel bel paese, invece, siamo in leggera controtendenza, come al solito. Così, nonostante slogan bipartisan che promettono un'imminente legalizzazione, viene aperto un ambulatorio per la dipendenza da cannabis e continua la caccia alle streghe nei confronti dei consumatori, malati compresi. Personalmente, sono convinto che la miglior soluzione, attualmente, sia l'autoproduzione. Tre piante a testa e chiuso il discorso. In realtà, per me, l'erba dovrebbe essere libera come la camomilla e si dovrebbe poterla vendere, comprare, scambiare, regalare, coltivare, mangiare, bere, fumare e farci qualsiasi cosa. Ma il mondo non è ancora pronto, tantomeno l'Italia. E allora intanto cerchiamo di regolare l'autoproduzione, che sarebbe già un bel risultato. Apre i battenti l'Expo di Milano, dedicato a nutrire il pianeta in modo sano e sostenibile. Peccato che tra gli sponsor spicchino i marchi Coca-Cola e McDonald's, robe da matti. Noi proponiamo un'alternativa più reale e coerente, con un nuovo numero dedicato alla canapa come superalimento. E poi succede che a distanza di 10 anni esatti, a una fiera, incontro nuovamente il mio ex boss, quello della rivista olandese per cui avevo lavorato un anno, lo stesso che mi aveva silurato con 2 righe in una mail senza spiegazioni. In questi anni lui ha ceduto la proprietà delle sue riviste e ha fondato una seed bank. Mi viene a cercare lui, è interessato a uno spazio pubblicitario per il suo nuovo progetto imprenditoriale. Matteo, è chiaro che in Italia la tua rivista è la numero uno. Io voglio la mia pubblicità sulla tua rivista. Ne è passata un po' di acqua sotto i ponti e sono convinto che se potesse tornare indietro non mi licenzierebbe con quella facilità. Mentre firma il contratto pubblicitario, mi tolgo una piccola, grande soddisfazione. A inizio 2016, la pagina Facebook di Dolce Vita raggiunge i 100.000 iscritti. Il 10 aprile, Howard Marks, meglio noto come Mr. Nice, lascia questo mondo e passa a miglior vita. Lo segue a stretto giro Marco Pannella il 19 maggio. Chissà che festa lassù, quei due insieme. In estate a Forlì arriva la prima edizione del Festival della Canapa, evento in cui crediamo da subito e che supportiamo con piacere. Altri progetti importanti prendono il via a Saracinesco, in provincia di Roma, e in mezza Italia. In Sicilia nasce una startup che propone filamenti di bioplastica di canapa per stampanti 3D. Dalle Marche arrivano le prime scarpe in canapa 100% made in Italy. Il CBD rivoluziona il settore dei semi e delle seed bank. Arrivano nuovi oli ed estratti. Cresce, cresce tutto.